Nella terra di Mordor, dove si estendono le ombre. Fu qui, alle pendici del Monte Fato, che Sauron, l'oscuro signore, venne sconfitto dall'ultima alleanza fra uomini ed elfi. È qui che per 2500 anni i Raminghi di Gondor vigilarono contro una minaccia senza nome, che non poteva essere dimenticata. E mentre la forza di Gondor svaniva, il potere e la malvagità di Sauron crescevano nell'oscurità. È ritornato a Mordor. Ombre e fiamme hanno avvolto il muro cancello e nessun uomo mortale può incamminarsi sul suo sentiero. Yoreth! Dirael! Quello è un colpo perfetto per uccidere polli. Non vorrei farti del male. Quello non basterà di certo. Dirael, il flagello dei polli. Forza! Forza! Fammi vedere che sai fare. Dovrai colpire con più forza se vuoi sconfiggere tuo padre. Così? Non scordarti di parare, figliolo. E tu non scordarti di colpire. Sta attento, Dirael. Il nemico non è sempre quello che sembra. Vacci piano. Non sei ancora un soldato. Esploderò! Dirael! Va bene! La mia lama troverà la tua gola! Ricorda ciò che ti ho insegnato! Tutti insieme! Mi attaccano più in fretta di quanto possa colpire! Resisti, Dirael! Infilzeremo la tua testa su un palo! Non vogliono troppo lentamente, padre! Affondi e tagli profondi, ricorda! Sono gli orchi più forti che abbiamo mai visto. Non sono orchi, sono Uruk. Sono molto peggio e ce ne sono troppi. Trova tua madre. Trova tua madre, proteggila. Io sarò alle tue spalle, vai. Sono morto. La morte ti ha esiliato.
e dette bianche e blu. Ma per la strada non dimentica l'amore che ho per te. Balla in spiaggia ad Amphalas, dormire al chiaro di luna, che tu veda un'altra era d'oro, fiorente e gloriosa. Mezzi uomini, elfi e nani a te, la loro saggezza donino. Buon anniversario, amore. Talion, è bellissimo. Dove l'hai trovato? Ho ancora degli amici a Gondor. Hai parlato con mio padre? Sì, ma non è servito a nulla. È molto ostinato. Andiamo comunque. Dirael non ne sarà felice. Ci sarà pure una vita migliore di questa. Non ora, ma presto. Sono stanca di nascondermi qui, Talion. Se non ci nascondiamo, siamo morti. Forza. Avremmo dovuto andarcene. Ora è tardi. Non muoverti. Aprirò un varco. Sono in troppi. Dovrò restare nascosto. Dark defunti. Ti basta mangiare. Dobbiamo tornare. Abbassa la spada, Raminco. Talion! La mano nera lo vuole vivo. Yoret! Prendila! Lasciami! Dove mi trovo? Guardati intorno. Mordor. Ora mi credi, Raminco? Cosa mi è successo? La morte ti ha esiliato. Abbandonato tra i mondi della luce e del buio. La maledizione ci unisce tra le mura di Arda. Se ciò che dici è vero, come si spezza la maledizione? Trovando colui che ci ha maledetti, la mano nera di Sauron.
da qualcosa. Ci siamo dimenticati di te, eh? Rimedieremo subito. Soffrirai per ciò che hai fatto! La mano nera li voleva... Pensa a lui. Nani Kirkela! Che cosa sai della mano nera di Sauron? È un mostro! Fatto d'aria! Cos'altro? Uno dei miei schiavi giurava di averlo affrontato! L'ho venduto per un po' di grog a Kibub, lo schiavista! È lì che dobbiamo recarci. Vuoi davvero fidarti di un orco? Non è questione di fiducia. I pensieri non mentono. Il mondo è cambiato. Nulla ha più senso. Niente è cambiato. È così che sarà. Futuro e passato sono uniti nelle tenebre. Non capisco perché sono qui. E non riesco a ricordare. Cerchiamo lo schiavista. La sua mente avrà le risposte. Spezziamogli le braccia!
Lasciatela a terra! Ti faremo a pezzi! Morte su! Aiale! Ti inseguirò per tutti i monti neri di Mordor! Basta, Jotar! Un degno avversario! No! Riprovaci! Ci provi di nuovo? Perdi tempo! Tutti insieme! Le cose vanno male! Per ora dobbiamo ritirarci! Ti prego, dammi un po' del tuo pane. No, arrangiati. Questo deve bastarmi fino alla fine della settimana. Non basta un misero attacco con il fuoco del senza morte per bruciarlo.
dovrebbe essere di tutto là fuori. È nero come la pece. Beh, qui si mette male. Non vedi? Il prigioniero ha creato un diversivo. Perché usi i tuoi occhi per cercare l'Uruk? Io vedo meglio di ogni mortale. Uccidi il capitano. Recidi la testa del serpente e il suo corpo si spegnerà. Arcieri, devo accecare l'accampamento. Ho sentito lo schiavo implorare pietà. Mi pregava di risparmiare. Se ne scappa un altro, saremo a colpo di me. Molta attività da queste parti. Trasferirci. Stufo male. Schiavi che mi assumono. Anch'io amici. Quest'Uruk è stato ucciso. Chiunque tenti di scappare morirà di fame sul palo. Non crediate di poterci sfuggire, perché ci finirà di fortuna. Pensavate di essere velocissimi? Siete troppo smidollati per sfuggire a un Uruk. Provateci di nuovo! Non sarà facile senza piedi! È talmente spaventoso che anche gli Uruk più indomiti scappano da lui! Cos'è stato quel rumore? Belli grossi in quell'attacco. Quest'Uruk è morto! Maiale! È un peccato ucciderti. Saresti un ottimo schiavo. Vieni qui! Respingetelo!
Allora non sei morto 10 anni fa. Ne deduco che non sei qui per arrestarmi per tradimento, capitano. Di quella guarnigione restiamo solo noi due, Irgon. Allora perché sei qui? Cerco uno schiavo che ha affrontato la mano nera di Sauron. Che è scappato, vuoi dire? Lo conosci, quindi? Certo. Lo stai guardando. Dove sono i servi dell'oscuro signore? Chissà se lo sai. Forse. Non è il momento per i segreti. Sono bloccato qui da settimane. Piano. Vieni all'accampamento. Chiederemo agli esploratori. Ci verrò. È soltanto un orco. No, vuole essere visto. Procediamo con cautela. I nostri aguzzini amano molto il fuoco e i lavori manuali. Vogliono cambiare il mondo a loro modo. Sanguina per me! Ma potete. Di pesce magico. I primi messaggeri sono arrivati nell'accampamento. Parlano di poche vittime. Abbiamo sferrato un duro colpo alle forze di Mordor alleate contro di noi. Speriamo che siano fatti, non parole. Egadorn, che novità ci sono? Dicono che è stata una vittoria monumentale. Non ti servirà tutta la Telas che stai tritando, amico mio. Non saranno in molti ad avere bisogno di cure oggi. E pensa, dicono che il Re Dorato abbia riportato un trofeo. Sauron stesso, in catene. Ho trascorso metà della mia vita ai confini di Mordor, credendola una terra morta. Non ho mai conosciuto le sue storie. La Terra dell'Ombra si risveglia da un lungo sonno. Ha ancora molto da raccontarci. La sua mola ha passato mezza giornata a prendere polvere. Mi ha detto che se gli si raffredda la fucina, userà gli schiavisti come carburante. Mi chiedo che razza di roditore si nasconde nelle ombre. È stato segnato da qualcosa di molto potente. Lo sento. Credi che abbia delle risposte? Per entrambi. Dobbiamo trovarlo. Non dovrebbe essere difficile.
Queste orme non sembrano né di uomo né di bestia. Ragione in più per indagare. Muori, verme! Attento, ci sta portando verso il pericolo. Che è bueno, o buono. Continuiamo a circondarlo! Per il comandante! Nessuno si merita un simile fato. Sembra che finire in catene sia il vostro destino. I chiavi di Gimub sono scappati. Al posto suo, li avrei giustiziati al primo tentativo. Basta amputargli le gambe. Non gli servono per scavare. C'è qualcuno che si nasconde? A morte il Tark! Sei morto! Ho la sensazione che mi conosca meglio di me stesso. E come può quel roditore conoscere uno spettro? Siamo connessi in qualche modo, lo sento. Carne e uccisione, dolore e disperazione, secondo me non sognerò affatto. Le mura non lo fermano. L'ombra del loro oscuro signore si estende senza fermarsi su tutta la terra di noi. Secondo te che scaviamo a fare? Non ne ho idea. Faccio qui. Quello che mi dicono gli orchi e basta. Uno dei nostri! No! Battiti! Non esitare. Sei libero. Grazie. Grazie. La strada di quell'essere è piena di pericoli. Grazie mille, Ramingo. Hai sentito anche tu?
di quel ratto. Sembra una rana malnutrita. Fa perfino troppo schifo per mangiarlo. Prendilo e buttalo nel fuoco. C'è qualcuno nascosto lì? Laggiù qualcosa si è mosso! Che incantesimo è mai questo? Un cimelio perduto, Talion. Allora ricordi? Solo immagini fugaci. Anche se ora preferirei dimenticare. La tua famiglia. Forse è proprio quel dolore a unirci. Devono aver seguito i Karagor. Preso! Forza! La tua vile creatura si nasconde qui nei paraggi. Si ricarderà, tesoro. La costringeremo. Sì, sì, sì. Dobbiamo ritrovarlo e riprendercelo. Zitto. Zitto, tesoro. Pensi che sia così facile sorprendermi, eh? No! Non facci male! Chiedigli del gioiello. Che cosa ne sa? Lucente signore. Sì, lo conosciamo. Ci è venuto a trovare in sogno. Riesci a vedermi? Ah, orrenda creatura! Tesoro ce l'ha mostrato.
ci ha mostrato i tesori del lucente signore. Basta, indovinelli. Sì, giuriamo. Giuriamo di servire il padrone. Gli mostriamo i suoi tesori. Gollum! Gollum! Io non mi fido di lui. Ma ci serve. Non desideri sapere chi sono. Finito di scavare, cosa sarà? La strada, nuove fondamenta. Resta calmo e continua a scavare, altrimenti questa diventerà la tua tomba. Ho sentito dire che da queste parti si aggira un ramingo. Cosa? Un ramingo? Occhi aperti allora, catturiamolo! Aspetta, sento un odore. Ho attraversato un fiume l'altra settimana. Era quasi nero di spazzatura di un accampamento Uruk. Ma molto più bello. Così scuro e melmoso. Gli umani. Addosso! Finalmente, libero! Fermo dove sei! Non ci credo che ci avrebbero uccisi per aver rotto qualche attrezzo. Gli altri non sono fuggiti. Aiutali. Tenete gli occhi aperti nel caso in cui arrivi senza morte. Se lo uccidiamo, saremo tutti capitani. C'è qualcuno che si nasconde? Mi sudano le mani. Perché non viene fuori e basta? Verme! Thank you.
dove è andata, tesoro? Guarda cosa ho trovato! Questo tipo di roccia è rarissimo. Proviene dal vulcano. Guarda, il Monte Fato è un posto orribile, pieno di rabbia e cattiveria. Al ritorno di Sauron, il vulcano erutterà ogni genere di sporcizia. Fumo, polvere e rocce che bruciano il terreno. È un avvertimento. Non rimarrò quieto a lungo. Un po' come tua madre. Non dirle che te l'ho detto, però. Ma quindi? Quindi è solo una roccia e nient'altro. Non devi temerla come non devi temere il Monte Fato, che ancora tace. E tesoro, se c'è una lezione in tutto questo, eccola qui. Anche un posto ripugnante come quel vulcano può produrre cose belle. Per generazioni il Monte Fato non ha dato segno di risvegliarsi. Ho visto Gil-galad morire sui pendii dell'Orodruin, bruciato dal calore di Sauron. Qui la tempesta si addenserà e inghiottirà il mondo degli uomini. Così capisci chi comanda! Per il comandante! Ho sentito che ci sono guai grossi alle fauci. Sarà una bella battaglia. Chissà, magari ci trasferisco. Pensi che se spendiamo un pelle molle... Perché non vieni qui, Ramingo? Non dirmi che hai paura. Ramingo, vieni qui se vuoi la mano nera. Quegli schiavi ti riempiono le orecchie di veleno. Ma taglia queste corde e Ratmag ti svelerà tutto. E cosa puoi sapere tu, più di tutti questi orchi morti, eh? Avanti, bastardo! Fallo! Se muoio, non saprai nulla! Potrei anche assecondarti e prendere la tua misera vita. No, scherzavo! Quegli schiavi non hanno speranza contro gli orchi! Il loro piano vale quanto un pesce marcio! Ma Ratmag può dirti come pensano gli orchi! Ratmag farà funzionare il piano! Scopriremo tutto quello che sai. Ramingo, sono i comandanti, sono ottimi capi, ma se gli succedesse qualcosa non potrebbero fermare la tua insurrezione, giusto? Gli darò la caccia. Come? Non sono molto popolari tra noi e lo sanno.
tu sai dove sono? Oh, sì. Ratbag ti guiderà. Tu aiuti. Io aiuto te. Abbiamo un accordo. Vedi di non farmene pentire. Fantastico. Ora basta perdere tempo, Prima devo occuparmi di un certo capitano e di qualche Caragor. Vieni con me, Ramingo. Non fidarti di loro. Gli schiavi ti pugnaleranno alle spalle. Almeno gli Uruk ti pugnalano in faccia, soprattutto alla gola. Vogliamo la stessa cosa, Ramingo. Vedi? Tu vuoi uccidere il capitano e qualcuno dovrà sostituirlo. Qualcuno come Ratbag. Quindi è Goroth che comanda? Nell'accampamento, sì. Ma non è un comandante. Rispondono direttamente alla Mano Nera. Quando sarò nella cerchia ristretta della Mano Nera, gliela farò vedere. Diventare capitano è solo il primo passo per arrivare a diventare comandante. Allora preparati a calpestarlo per bene. Come ti sei liberato, verme? Occhio! Ringo, andiamo! Attacca il Ramingo, non me! È un salto più facile! Lasciatelo stare! E affrontate me, Uruk! Pronto a morire? Capitato in un colpo solo! Tiriamolo giù! Nemico! Ha preso Flamingo! Presto! Non me la cavo bene quando me l'ho trafitto! Bravo, Flamingo! Ora immagina che questi cadaveri siano Goroth! Visualizza il tuo scopo! Goroth ha dato il tormento a Ratbag per anni! Quel brutto pezzo di Shrak! Praticamente facciamo a botte da sempre! Ma Ratbag non vince mai! L'ultima volta mi ha gettato nella fossa dei Caragor. Tutte ridevano mentre il Caragor sbatteva Ratbag in giro come una palla di stracci. Goroth la pagherà, quel brutto pezzo di Shrak. Goroth tiene i Caragor nei recinti. Dicono che non ami trovarcisi troppo vicino. Fammi indovinare, secondo te dovrei aprire i recinti? Goroth è sempre lì dentro. Non esce mai. Chissà dove fa pipì. Ah, ecco perché quell'odore. Tu resta al riparo. Io penso a far degradare il tuo capitano. Splendido piano. Tu uccidi, io aspetto. Sei uno stratega geniale. Sono felice che ci siamo liberati del capitano. Era un inutile Shrak. Chiaro, altrimenti non sarebbe stato fatto a pezzi da un Caragor. Il tuo rimpiazzo non sarà così. Era ora che ci capitasse un capo degno di nota qui. Devo imparare a catturare Caragor e Kraug senza ucciderli. Insieme, forza! Ma che... Ho visto...
guarda solo! Ci stava aspettando! Niente di niente. Per quanto ne so, potremmo averla terminata. Rassegnati, porteremo gli orchi fino a... Mi sembra un ottimo posto per un bisolino. Garot ti uccide se ti becca a oziare. Garot non viene mai qui. È sempre al campo di caccia. Garot è nel campo di caccia. Per fortuna che stava sempre nello stesso posto. Un capitano che teme la sua bestia. La paura è un'arma potente, Talion. Sfruttiamo quella di Garot. Ho sentito che se mangi la roba grigia nella testa di schiavi, diventi più... Siamo vicini. Quale di questi schifosi è Garot? Garot. Questa è la mia dimora, costruita con pietre di memoria. Il prossimo che dice che ho paura dei miei Karagor finisce male! Non funzionerà!
Ardenna. Mi daranno un bel trofeo. Vattene, scemo! Prendiamo ordini solo da Goroth. Quello è il cadavere che dovete portare. Ora andate! Chiudi quella bocca! Portatemi rispetto, vermi schifosi! La prossima volta capita a voi. Ora è Radbach che comanda. Diamoci un'occhiata. Sì, e quando avrete finito, vi darò altri cadaveri da trasportare. Vediamoci all'incrocio. C'è un caro amico che sta per perdere la testa. Prima vengo resuscitato da uno spettro. Ora collaboro con un orco. Che altro mi aspetta? Dobbiamo usare le armi del nemico contro di lui. Gli orchi si odiano a vicenda, quasi quanto odiano noi.